Un respiro di sollievo per i 150 lavoratori OSA della provincia di Avellino, firmato dai capigruppo a Palazzo Caracciolo, il via libera per lo sblocco dei fondi destinati a sostenere gli operatori socio-assistenziali fino alla fine dell'anno. Dopo aver incassato la disponibilità da parte dei consiglieri regionali per far fronte alle spese fino al mese di giugno 2013, si attende a giorni la ripresa delle attività lavorative del personale OSA, che di fatto consentirà agli studenti disabili di poter ritornare a seguire quotidianamente le lezioni scolastiche, soddisfatti i sindacati con il segretario della UIL Michele Caso. Dopo un lavoro costante, un grande impegno da parte della politica, siamo riusciti a mettere almeno un punto fermo. Domani penso che la provincia farà giunta e delibererà in tal senso per l'avvio del servizio con il mese di dicembre. Dopodiché c'è la sinergia e l'impegno da parte dei consiglieri regionali per cercare le risorse finanziarie per completare la seconda parte dell'anno scolastico, cioè da gennaio fino a giugno. Questo ritengo che sia un buon risultato. Un respiro di sollievo sia per i 150 lavoratori, ma anche per gli alunni disabili. Noi non dobbiamo mai perdere di vista il problema reale. Ci sono 150 ragazzi che andranno a lavorare, ma soprattutto ci sono 450 alunni che frequentano le scuole a cui gli verrà dato un sostegno, in modo che c'è una solidarietà sociale, ma c'è anche un recupero delle disabilità. E questo penso che vada scritto alle scelte che si fanno dal mondo sociale alla politica.